Presentata in conferenza stampa a Palazzo del Pegaso la 59esima edizione di Corto Antiquaria, la mostra sull'antiquariato più antica d'Italia, che si terrà dal 21 agosto al 5 settembre prossimi con una novità. La sede non sarà più nello storico Palazzo Vagnotti, ma nel più spazioso centro convegni di Sant'Agostino, che si trova proprio nel centro storico di Cortona. Nell'ambito dell'evento sarà consegnato un riconoscimento ai coniugi collezionisti d'arte Usilio Ingrosso. È importante essere qui perché è l'ennesimo segnale di una Toscana che vuole ripartire, che alza la testa e lo fa continuando nella sua storia, nelle sue tradizioni. Grazie al sindaco Meoni per essere oggi qui, grazie al vicepresidente Casucci per averla voluta con forza. Io ho sempre detto che questo luogo deve essere il luogo per dare voce a tutti i territori della Toscana. Noi abbiamo una terra fatta di borghi incantevoli che attirano migliaia di turisti, centinaia di migliaia di turisti da tutto il mondo e che sono il frutto di quella che è la nostra idea di Toscana, una terra che nel tempo abbiamo saputo preservare, in cui gli amministratori, oltre a guardare il futuro, ne hanno anche saputo prendere cura. Siamo alla 59esima edizione, è un momento importante, non era semplice, grazie al coraggio di chi ha deciso di fare in modo che questa manifestazione possa svolgersi. Il 21 di agosto sarò con voi perché momenti come questi danno il segno di una Toscana che rialza la testa e che partendo dalla propria storia, dalle proprie tradizioni, guarda al futuro, mobilio, arte, artigianato di qualità. La Toscana è anche questo e il fatto che Cortona diventi la capitale in quei giorni di tutto questo è il segno di una Toscana che davvero alza la testa e guarda con speranza al futuro. Noi siamo davvero onorati di essere qua a presentare la nostra 59esima Cortona Antiquaria. È una mostra che da sempre ha dato lustro alla città, al territorio, ma ha prodotto effetti molto positivi. Penso solo a chi ha creato la mostra, a Lucarini, a Stanganini, a tutte persone che amavano la propria città. Sono partiti con una lungimiranza molto valida, guardando avanti, ma soprattutto sono partiti consapevoli non solo di dare lustro a Cortona nel mondo, ma di preservare il patrimonio artistico e culturale. Si parla di mobili, vero? Ma pensiamo a quello che è successo negli anni 70, soprattutto, quando alcuni antiquari giravano per le frazioni del nostro territorio, ma non solo, penso in tutta Italia, e racimolavano, tra virgolette, la mobilia, quella preziosa, in cambio magari del mobile lucido o del rinnovo della camera piuttosto che della cucina. Ecco, questi antiquari hanno prodotto un qualcosa di eccezionale, hanno preservato il nostro patrimonio. La mostra Cortona Antiquaria è la casa dove si può esporre questi patrimoni, si fa anche business, ci mancherebbe altro, da parte appunto degli antiquari stessi, ma tuttavia è una mostra che dà importanza a quello che è il mobile antico. Siamo tra le uniche mostre rimaste in Italia. Nel 2020, nonostante il lockdown, siamo riusciti a organizzare un evento particolare spostando l'asse dal centro più centro storico possibile a Via Guelfa, quindi alla sede del complesso di Sant'Agostino, dove insiste la nostra partecipata, che ringrazio per l'appoggio che ci ha dato, e quindi la Cortona Sviluppo ha accettato di buon grado di inserire la mostra all'interno del complesso Sant'Agostino. È stata una risultanza molto positiva perché è legata anche a collaterali, a un premio che ancora non sveleremo, ma a un premio Cortona Antiquaria che tutti gli anni viene rilasciato a personalità molto importanti che sono distinte nella scienza, giornalismo e quant'altro. Quindi Cortona in quei giorni, ha detto bene il Presidente, diventerà la capitale del mobile antico, quindi la capitale nel mondo di un'arte che ha visto e vede tutt'oggi anche tanti restauratori del territorio comunale di Cortona che danno lustro veramente alle nostre eccellenze. Quindi io ringrazio e concludo ancora una volta il Presidente Mazzeo, la Regione Toscana, per essere qui con noi, aspettando evidentemente il Presidente all'inaugurazione della mostra che faremo assieme molto volentieri perché tra Comune e Regione c'è un asse che oramai è saldo e stabile e che quindi darà molta, molta rilevanza al territorio, a Cortona e alla Toscana. Grazie. Chi conosce Cortona, la sua storia, sa quanto possa essere importante questa manifestazione. E
va il mio grazie a chi ha fatto tutti gli sforzi possibili perché, malgrado il difficile momento che stiamo vivendo, potesse esservi anche la 59esima edizione di questa, che è una delle esposizioni, delle mostre più antiche. E questa mostra, così antica e così legata al nostro territorio, dimostra il legame indissolubile tra il turismo e la manifattura di qualità. Questa è la nostra Toscana, il mobile antico, esposizioni che richiamano da sempre migliaia di visitatori da tutto il mondo, in una vetrina, una veramente cornice straordinaria, qual è la città di Cortona. Sono molto orgoglioso, ecco, di vedere ancora una volta la mia città ripartire con iniziative importanti che possano richiamare veramente i turisti. Ne abbiamo tanto bisogno perché il periodo è stato difficile e abbiamo bisogno anche di segnali di ripartenza concreta. Ecco, come sono solito dire, si può andare incontro alla ricostruzione soltanto se si è ben consapevoli di quello che è stato il passato. E iniziative del genere devono essere tutelate. Non a caso quest'anno ha avuto anche il marchio del Consiglio regionale questa iniziativa, e questo è molto importante perché dimostra la vicinanza dell'istituzione Regione Toscana, un ufficio di presidenza del Consiglio regionale che in questa consiliatura ha saputo ancora di più aprirsi al mondo fuori del Palazzo Pegaso e a creare una sinergia che sia veramente fruttuosa con le istituzioni. Un cammino non facile, ma che portiamo avanti con responsabilità, con dignità e, torno a ripetere, con la parola consapevolezza. Quest'anno noi siamo riusciti, il nostro più grande successo è stato proprio quello di riuscire a confermarci come mostra, riuscendo a portare a Cortona un numero superiore di antiquari rispetto all'anno precedente. Gli antiquari sono la forza trainante di una manifestazione come questa. Io, oltre a fare il direttore scientifico di Cortona, sono anche un antiquario e bisogna dire che il nostro settore, il mercato, è un mercato che ha sofferto abbastanza con questa pandemia, e credo che una manifestazione come la Cortona Antiquaria possa essere il giusto volano per far riprendere l'economia e il mercato ai miei colleghi antiquari. E noi siamo contenti di essere riusciti anche quest'anno ad organizzarla. Questo è il quinto anno che io la organizzo e ringrazio sempre l'amministrazione comunale, il sindaco Meoni, che mi ha voluto confermare la fiducia, e anche grato alla regione e al presidente che ci ha voluto ospitare anche quest'anno. E quindi niente, vi aspettiamo alla mostra e speriamo che tutto vada per il meglio, come dovrebbe essere. Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale la mozione di Fratelli d'Italia per garantire e rafforzare la figura del sindaco. L'atto impegna la Giunta ad attivarsi presso gli organi competenti affinché si supporti e sostenga il ruolo dei sindaci e venga garantito lo svolgimento delle loro funzioni con un'attenta definizione del confine delle competenze e una chiara garanzia di tutela giuridica. È previsto inoltre l'impegno a promuovere presso il Governo centrale un percorso di revisione del testo unico degli enti locali, chiarendo così definitivamente le responsabilità personali, professionali, giuridiche ed economiche della figura del sindaco. Un dibattito bello, molto ampio, ha portato all'approvazione unanime di questa mozione che Fratelli d'Italia ha posto all'Assemblea legislativa della Toscana, andando sostanzialmente a condividere un problema di attualità che tutta Italia sta dibattendo, che è quello della responsabilità dei sindaci, che per noi però è anche un'attenzione molto particolare alla formazione della nostra classe amministrativa toscana, il paese dei campanili per eccellenza. E
Non è stato difficile nemmeno, diciamo, entrare in empatia con l'argomento, tanti sono i ex primi cittadini che siedono all'interno di questa assise e la volontà è stata quella appunto di andare a sostegno anche degli amici dell'ANCI per poter inviare anche noi al Parlamento nazionale una richiesta di rivisitazione del testo unico degli enti locali e far sì che le responsabilità dei sindaci vengano definite al più presto in maniera più chiara. Non soltanto perché candidarsi a sindaco non rappresenti più un elemento ostativo, ma sia invece un elemento di ricchezza della nostra classe dirigente nazionale. È difficile, in special modo nei comuni medio-piccoli e piccolissimi, trovare l'entusiasmo che solo pochi anni fa si riscontrava nelle comunità per avere la possibilità di fare questa missione civile, che è una missione bellissima, i comuni sono l'ossatura vera e propria del nostro paese e la qualità dell'amministrazione e quindi anche la possibilità per i sindaci di essere riconosciuti nel loro ruolo, di avere serenità nella loro funzione e nella loro vita pubblica e amministrativa, è fondamentale per lo Stato. Se come succede, non riusciamo più ad avere quella capacità di attrazione quando si propone a una persona di essere sindaco, ecco, questo io lo ritengo un segnale d'allarme che non è di oggi, comincia già da qualche tornata amministrativa. Presentata in conferenza stampa a Palazzo del Pegaso, la 16ª edizione di Convivere Carrara Festival, che si terrà nel centro di Carrara dal 9 al 12 settembre e vuole essere un momento di scambio di idee con una prospettiva multidisciplinare che va dalla filosofia alla storia e alla sociologia, dall'antropologia alla comunicazione, dall'economia alla politica e all'attualità, proponendo un calendario intenso e vario per coinvolgere pubblici trasversali per età, cultura di base e provenienza sociale. Sono davvero felice di poter oggi presentare qui in Consiglio regionale questa importante iniziativa. Ringrazio il Presidente Bugliani per aver voluto questa conferenza stampa, ringrazio il Presidente della Fondazione, Isoppi, per la presenza qui e consentitemi di ricordare una figura che è fondamentale per questo festival, che ha segnato la vita di tante di noi. Io ho avuto il modo di conoscerlo personalmente, il professor Bodei, che ci ha lasciato qualche anno fa e che è stato fonte di insegnamento per tante ragazze e per tanti ragazzi, e ha sempre guardato con attenzione ai più giovani, e questa iniziativa va esattamente in quella direzione. Convivere con il trattino, che oggi è esattamente un modo di vivere la nostra vita. Noi dobbiamo convivere con questo terribile virus che ha colpito tutti noi, ma convivere vuol dire anche avere la capacità di saper tenere insieme aspetti ambientali, culturali, anche molto differenti tra loro. Diceva Papa Francesco, è un insegnamento profondo e dobbiamo portare tutti con noi, che è complicato vivere da sani in un mondo malato. Ecco, credo che questo festival, in quest'anno particolare, con il tema della cura al centro. Cura non vuol dire sopravvivere e convivere solamente con gli aspetti sanitari, ma la cura vuol dire guardarci dentro, nel nostro profondo, capire come tenere insieme gli aspetti ambientali, culturali, sociali. È una grande sfida che ha di fronte la politica e noi abbiamo voluto essere qui oggi proprio per mandare questo messaggio, un messaggio di positività, un messaggio che il Consiglio regionale è sempre più il luogo per dare a tutti le stesse opportunità, manifestazioni che siano svolte a Firenze come a manifestazioni che vengono svolte in altri comuni della nostra regione. Il tema di questa edizione, che si svolgerà dal 9 al 12 settembre, sarà cura, una parola molto breve ma assolutamente densa di significato, significato chiaramente legato anche a quello che abbiamo vissuto, stiamo vivendo, della pandemia, però cura abbiamo scoperto, credo anche nel costruire il programma, e quello che ci piacerebbe far conoscere anche a chi verrà a Carrara, che non si tratta solo di terapia, di assistenza, ma è un prendersi cura a 360 gradi, per questo che abbiamo scelto
come immagine e simbolo di questa edizione il pianeta. Infatti parleremo della cura di sé, della cura degli altri, della cura del pianeta, inteso appunto come sfera naturale, sfera artificiale, e facendo vedere come tutti questi ambiti insieme si intrecciano, non ci può essere l'uno senza l'altro. Tutti gli incontri di Convivere, come sempre del resto, saranno a ingresso gratuito. Chiaramente attiveremo la prenotazione a partire dal 23 di agosto, proprio per garantire anche il tracciamento necessario per le norme anticontagio Covid, quindi prenotazione gratuita dal 23 agosto. È diventato un appuntamento dal 2006, è cresciuto ed è diventato un appuntamento atteso per la cultura della città, ma anche uno sprone economico per quelle tante attività che hanno tanto sofferto in questo ultimo anno. Il Consiglio regionale ha conferito il gonfalone d'argento alla Fondazione Stella Maris, ospedale di alta specializzazione per la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, con sedi a Pisa, San Miniato e Fauglia. La cerimonia si è svolta a Palazzo del Pegaso e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha conferito il riconoscimento, la massima onorificenza dell'Assemblea Toscana, a Giuliano Maffei, il presidente della Fondazione. Io sono davvero orgoglioso e felice di poter premiare un'eccellenza della nostra sanità. In un tempo difficile come quello che abbiamo vissuto durante il Covid, ancora di più il ruolo della Stella Maris è fondamentale. I disturbi neuropsichiatrici dei bimbi più piccoli ne fanno la loro capacità di ricerca, la multidisciplinarietà, l'attenzione alle persone, ne fanno davvero un'eccellenza che ci invidia in tutto il mondo. Un grazie di cuore alle professioniste e ai professionisti. Questo premio è tutto per loro, per il loro impegno, per le loro competenze, perché davvero svolgono un ruolo fondamentale in un tempo difficile come questo. È ormai una storia decennale, sono quasi 60 anni, grazie all'idea del professor Fanner che l'ha voluta con forza e che l'ha fatta diventare, insieme a tutti i protagonisti, tutti i professionisti, nel tempo un istituto che nel mondo ci invidiano. E per questo oggi, insieme ai colleghi dell'Ufficio di Presidenza, abbiamo voluto consegnare il gonfalone d'argento, che è il massimo riconoscimento che il Consiglio regionale può dare, per dire davvero grazie e per dire di continuare in questa direzione, e noi siamo orgogliosi del lavoro che loro svolgono. Diciamo oltre 60 anni, siamo del 1958 la Fondazione, la sua nascita, significa speranza che è stata data a molte famiglie, a migliaia e migliaia e migliaia di famiglie che si sono rivolte a noi con i loro bambini. Quindi è una carezza, a me piace definire la speranza una carezza di eternità. E con la speranza si fanno tante cose. Male che vada, si migliora la qualità della vita. Della Maris provengono da tutta Italia, considerate che a livello di degenze si viaggia sui 3.700 ricoverati l'anno, ma di bambini e ragazzi affetti da problematiche della mente e del cervello, e sono tante. Noi siamo l'unico istituto monotematico italiano, ma ci sono tanti policlinici che seguono la neuropsichiatria infantile, e questo è un motivo di riflessione, no? Ora poi con il Covid i medici stanno dicendo che dovremo vedere le cose fra 2 anni, i disastri che sono arrivati adesso di tutto questo, fra 2 anni forse ne vedremo un po' di più, quindi noi dobbiamo essere pronti. Perché se ci mettiamo subito le mani, l'attenzione, il cuore, la ragione, scopriamo le cose, possiamo eliminare gli effetti traumatici sempre che derivano in questa materia e, come dicevo prima, sicuramente migliorare la qualità della vita. Non esiste che uno esca da noi senza che gli sia successo qualcosa di importante, anche nella cura. Quantomeno ha scoperto una strada o quantomeno ha capito che la malattia del bambino è questa. E quando tu sai di che malattia si parla, sei già oltre la metà dell'opera. Un traguardo che potremmo dire ci rende orgogliosi per quello che la Stella Maris è e fa. E mi pare che questo riconoscimento sottolinei la presenza della Stella Maris in realtà in mondi molto importanti, anzitutto il mondo della sanità.
ed è una struttura ospedaliera, tra l'altro in via di sviluppo nell'ottica del nuovo ospedale, che vuole portare il proprio contributo nella sanità nazionale e in un settore particolarmente importante e delicato. Poi è una struttura che opera per il mondo dei piccoli e della fragilità. È più conosciuto certamente l'ospedale, dove si curano bimbi con problemi di carattere neurologico, ma poi vi sono altri centri, Casa Verde, Montalto, e poi ci si sposterà anche come sedi per accogliere situazioni di fragilità, che vuol dire attenzione a chi soffre, a chi è in difficoltà, ma anche alle famiglie di queste persone. E poi ancora è una realtà che appartiene al mondo della ricerca, perché a Stella Maris si sviluppa una ricerca di alto livello, di carattere scientifico, e quindi questo è un elemento che porta un contributo nello sviluppo dello studio delle malattie e dell'affrontare una risoluzione di questi problemi. E infine opera nel mondo ecclesiale. Si ricordava che Stella Maris nasce dalla diocesi di San Miniato, ha un legame profondo anche strutturale, giuridico, attraverso il presidente della Stella Maris, e quindi anche a livello ecclesiale come diocesi siamo certamente contenti. Thank you.